Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video e finalmente siamo qui con un altro pack opening. Questa volta siamo sul mio account principale, quindi vedremo cosa abbiamo trovato nel pacchetto iniziale. Maher, non male, giocatore tedesco dello Schalke 04, un regalo. Vediamo se ci danno un pacchetto oro, vediamo, un omaggio nei miei pacchetti, speriamo che sia un pacchetto oro, vediamo cosa ci dà. Aspettiamo il caricamento. E 500 crediti, non male, niente male, 500 crediti. Come vedete abbiamo un po' di pacchetti, 4 pacchetti, andiamo subito con il primo, con Alaba sulla copertina e vediamo cosa ci dà. E niente. Moisander, Thiago Neves, che non era male l'anno scorso, e Johnson. Andiamo avanti, non è andato benissimo questo primo pacchetto, andiamo col secondo. Vediamo questo pacchetto oro, con Messi sulla copertina, vediamo se troviamo finalmente un giocatore oro raro. Siamo pronti, saltiamo e aia. Rodriguez della Fiorentina, Sessegnon, Drobny, portiere dell'Hamburgo. Non un granché, però Sessegnon, essendo della Barclays, non è malissimo. Tutto sommato, conserviamo tutto e proseguiamo. Penultimo pacchetto, questa volta saranno solo giocatori, speriamo bene, però ci saranno anche dei bronzi e degli argenti. Quindi speriamo che l'oro che ci dia sia buono. Saltiamo e vediamo tanti giocatori. Un giocatore bronzo raro arabo, forse Ovedes, Stoker dell'Hertha Berlino. No, però mi sa che non è Ovedes, infatti è Oger. Peccato, pensavo fosse il tedesco Ovedes. Ultimo pacchetto, vediamo solo giocatori. Speriamo di trovare un giocatore con un buon overall. Vediamo. Oh, saltiamo. E va, e abbiamo trovato Danze, argento della Ligan, e Quintero, non male, giocatore buggato della Colombia. Ragazzi, scrivetemi nei commenti se anche voi avete trovato dei buoni giocatori. A me non è andata esattamente così con questo pack opening. Altra cosa, ho intenzione a breve di iniziare una nuova serie che sarà sulla compravendita, e proprio per questo mi servirebbero, diciamo, alcuni crediti per iniziare. Diciamo che sto iniziando a metter via, e quindi se qualcuno di voi non avrebbe la possibilità di prendere FIFA 15 e ha dei crediti sulla web, sono disposto a scambiare crediti di FIFA 14 Ultimate Team per crediti di FIFA 15 Ultimate Team. Naturalmente vi do tipo il doppio o il triplo. Comunque, se siete interessati, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Detto questo, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.